Claro. Fierro. La puoi guardare bene. È fermo. Da destra a sinistra. Dall'alto in basso. Che cosa accade? Guarda questa immagine. Cosa si vede in questa immagine? Vedo tanti grattacieli. Tanti grattacieli. Sì. Bene. E che posto è? Lo conosci? Sì. C'è qualcuno che ti fa vedere tutte queste cose? Sì. Sì. E chi è questo qualcuno? Non lo conosco, stiamo guardandolo. Bene, è sempre fissa la cartolina, non si muove niente. Guardi attraverso una macchina, uno schermo? No, no, è come una cosa. È come se noi, come se noi guardiamo da un finestrino. Bene. Ma io no. Ora io conterò fino a tre, poi lo schermo diventerà grande, 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 e tu ci sarai dentro e la storia si muoverà. Uno, due, tre. E ora cosa succede? Guardando. Come è fatto lui? Lo conosci? Penso di sì. Come si chiama? Sai il suo nome? Sì. Sì che lo sai. Quanti anni ha? È grande. È grande. E come è fatto? Quasi come me. E che differenza c'è? C'ha la faccia un po' strana. Come è vestito? C'ha una grossa tuta. Di che colore? È un po' marrone, un po' verde, un po' strana, ma è grossa. E tu come sei vestito? Io normale. Normale? Io sì. Ce l'hai i pantaloni?
Occhio, sì, sì. C'è anche la giacca. Ah, bene. Come ti chiami? Manuele. E come mai sei lì, in quel posto? Non lo so, stiamo guardando. Lui ti dice qualcosa? Mi dice di guardare. Quanti di ha lui nelle mani? Sei. Tante. Sì. E tu non gli dici niente a lui? No. Non sei interessato? Sì, sì. Cos'è che ti interessa? In particolare quello che succede. E che cosa sta succedendo? C'è tanto fumo. Fuori. Sì. Che posto è questo? Lo conosci? Sì. Come si chiama? Sono le torri. E come mai ti fanno vedere questa cosa? Tu glielo dici? No. E ora cosa succede? C'è tanta gente. Dove? È lì. Lì dove sei te? Anche, ma sono là. Sì. Torri. Sì. Sì, sì. C'è tanta gente. Sì, tanto sono disperati. E come si fa a vedere? C'è uno schermo? Come un finestrino. Come un finestrino? Ma noi siamo in alto. Bene. E ora che succede? Perché siete lì? Perché? Ma... Perché? Perché c'è qualcuno là. Che vi interessa? Sì, sì. Chi è questo qualcuno? Tante persone. Sì. Sì, sì. Che dovete prendere? Sì, sì. Perché non le potete buttare via? No, no. No. Alcuni si buttano giù. Dalla finestra? Sì. Quanto tempo ci mettete a prendere le persone che vi interessano? Niente. Niente. Saranno una ventina, non di più. Quante sono? Tante. E dove le mettete? Lì, con me. E tu cosa ci fai? Perché sei lì? Tu non eri mica nel torri. L'hanno portato lì e io guardavo. Ma io sono davanti però. Davanti a cosa? Insieme a lui. Sì, insieme a lui. Non insieme alle altre persone. Io no. No. Gli altri sono dietro. Sì. Perché sono spaventati loro. E tu no. Io no. Come mai tu non sei spaventato? Perché io lo sapevo. E chi te l'aveva detto? Lui. E perché te l'ha detto a te e agli altri no?
Non lo so. Ha detto di guardare. Certo. Come sei vestito? C'è una cosa blu. Non ce l'hai allora i pantaloni? Eh no. No. Quante vitali, ma... Guardati le mani. Eh no. Eh no. Quante sono le dita? Come lui. Sono sei? Sì, sì. Ah. Come ti chiami? No. Come hai fatto del contenitore che ti conteneva? Dorme. Ma l'avete lasciato a casa? Sì, sì. Ah, non l'avete portato lì con voi? No. Bene. E ora che succede? Che noi dobbiamo lavorare. Certo. Avete la frase. Cosa ne fate di tutti quelli che avete preso? Tenete lì? No, no. Ah. Cosa ne fate? Li portiamo con noi. E loro sono contenti? Loro non capiscono. Prima o poi dovrebbero capire, qualcosa gli dovreste dire. Non è necessario? No. Perché loro dormono. Sì. Quindi non è necessario? No. E poi come li rimettete in terra? Questi ormai, per i terrestri, sono tutti morti. No. Non si sa. Ah, non si sa. No. E poi come li utilizzate? A noi. Che gli fate fare da voi? Quello che serve a noi. Certo. E cioè? Te lo dico. Mica tutti sono capaci di fare quello che serve a voi, di quelli che avete preso. Ma impareranno. Ah, imparano. E sono contenti di imparare. Non capiscono tanto. Non capiscono. Non sanno tutto. Ah, ma qualcosa sanno. Quello che serve. Quello che serve. E per cosa li utilizzate? Non ce l'avete una mano d'opera da voi per fare tutte le cose? Noi non possiamo andare. Dove dovete andare? Noi ci servono loro. E perché voi non potete andare? Perché siamo diverse. E invece loro possono andare? Sì. E dov'è che devono andare? Dove serve a noi. E per fare che cosa? Tante cose. Come mai voi non ci potete andare più diverso, non sono mica tanto. Ma se ne accorgono. Se ne accorgono perché siete fisicamente diversi. Siete un po' più alti. E dove li mettete questi altri? Sulla terra? Anche. Sì, sì. Ma loro se lo ricordano che sono stati presi da loro. No. Ah, no. No. Come fanno quando devono pagare le tasse? Non c'è problema. I loro documenti? Non c'è problema. Loro se lo ricordano chi erano prima. Non se lo ricordano? No. E quindi... Che avete riportato, quelli che avete riportato io, li avete riportati tutti interi, o gli manca qualche pezzo?
dentro di loro. E le mettiamo a posto noi. Vi tenete qualcosa? Sì, sì, là. Ma questo qualcosa poi esiste da solo, senza gli altri pezzi? Un po'. Un po', ma mica per sempre. No. Poi ce lo dovete rimettere. Sì. Se no si sta. Ma lui non deve capire, però. Lui non deve capire. No. E quando li avete rincollati tutti insieme, cosa ne fate? Li mandiamo dove serve. Quindi ogni tanto ci rimettete dentro quella cosa che tenete voi, per ridargli un po' di vita. E poi li rimettete giù. E vi ritenete sempre quella cosa che gli dà la vita. Se no capiscono. Se no capiscono. E fino a quando durerà questa storia? Sempre. E sempre? È un po' lunga. Possibile che non ci sia un altro sistema per fare tutte le cose che volete fare definitivamente? Non te lo dico. Anche perché poi non te lo faranno fare. Cioè, ci sono i serpenti, non vogliono mica loro. Loro hanno altre idee. Non conta. Non conta, ma poi si guarda alla fine. L'essere luminoso sta con voi o con i serpenti? Con tutti e due. Vedi che non si può allora. Perché se l'essere luminoso sta con tutti e due, o te o il serpente, qualcuno di due, poi alla fine rimane cercato. Non è detto. Non è detto. Bene. E che cosa serve avere distrutto le torri? Cambiare le cose. Ma si cambiano solo i ricchi e i poveri. Tutto cambia. E il prossimo colpo di questo tipo, quando avete pensato di farlo? Da quanto tempo? Presto, perché ogni tanto va fatto. Presto. Vedi cosa succede. Tu e il tuo amico che guardate di sotto dovete lavorare. Avete delle cose da fare. Prima bisogna prendere tutti. E poi? E poi noi andiamo. Non sono tanti. Un po'. Un po', ma non sono tanti. Un po'. Sono quelli che avevate già preso prima. Anche. E poi andate. Sì, sì. E dove li portate? Là. Là dove? Là sotto. Ah, nella vostra base? Sì, sì. E dove si trova? Sotto il mare. E in che zona? Non ce l'avete mica una sola. Non è tanto lontana. No. Non è tanto lontana. E per quanto tempo ce li tenete, quei poveracci? Dipende. Un giorno? No. Di più? Sì. Un mese? Anche di più. Un anno? Anche. Anche.
ma un po' tornano. Un po' tornano, però non sono completi, non si rendono conto. Non devono sapere. Non devono sapere. No, non devono capire. Non devono capire. No. Quando voi entrate dentro i corpi degli umani, come fate a convivere con l'anima? Fa fatica. Si fa fatica, eh? Non vuole. E con l'essere di luce? Non è un problema. Tutti insieme? Sì, sì. In un corpo solo? Sì, sì. Bene. Molto bene. È possibile però che l'anima del soggetto che vi contiene si accorga di voi? Certo. E vi butti fuori. Eh sì. E dopo come si fa? Bisogna cambiare. Bisogna cambiare soggetto? Eh sì. Su quello lì non ci potete più entrare. No. Beh, è successo qualche volta. Sì. E il soggetto poi... il resto della sua vita sta meglio o peggio? Senza di voi. Sta un po' meglio, eh? Ma dipende. Dipende da come la prende. Dipende. Da cosa dipende? Dipende. Da cosa ha fatto? Cosa vuol dire dipende da cosa ha fatto? Forse dipende da cosa gli avete fatto fare. Sì. Certo. Dipende. Sì. Beh. E ora siete lì che state portando tutti nella vostra base. Quanto tempo ci vuole? Pochissimo. Voi usate l'energia geotermica, per questo che vi mettete sempre vicino ai vulcani. Perché non ci vedono così? Non ci cercano così. Non ci cercano così. Voi non siete gli unici su questo pianeta, però, che hanno le basi. No, siamo in tanti. Quante basi ci sono? Tante. Tantissime. Un po' dappertutto. Sì, sì. E gli americani lo sanno dove siete? Certo. Ma proprio tutte e tutte gliel'avete detto agli americani? No. Quelle che servono. Come mai gli americani si sono accordati con voi? Ma loro perderanno. Lo so. Ma come mai si sono accordati con voi? Cosa volevano? Cosa gli avete promesso? Che poi non gli darete? Che comanderanno loro? Che comanderanno loro? E invece non è così. No. Possibile che loro siano così scemi che non se ne sono accorti? Sì, sì. Se ne sono... sono scemi? Sì, sì. Bene. Secondo me però vorrà comandare il serpente. Non è detto. Lui vuole. Lui vuole. Ma noi no. Ma l'essere di luce? Per chi fa il tifo? Per tutti e due. Così chi vince, lui vince sempre. Esatto. Bene, bravo. Sembra un'ottima idea. Chi è che entra prima nel corpo degli esseri umani?
noi. Subito alla nascita? No. Oh. No. Un po' più in là. Quando si può. E quando è che si può? Quando ci riusciamo. Perché non ci si riesce sempre? No. Perché il bambino quando è troppo piccolo non va bene? Perché non sono tutti uguali. Ah, non sono tutti uguali? No. E quelli in cui non potete entrare, che caratteristiche di carattere? Non lo sappiamo bene. Ah, però c'è qualcosa che non torna, eh? Beh. E l'essere di luce? Quando è che arriva? Lui presto. Lui prima di voi. Sì. Prima. Lui subito. Perché l'essere di luce entra negli uomini? Perché li deve controllare. Deve controllare. E dentro di voi l'essere di luce non entra mai? No. Noi comandiamo. Siete sicuri di questo? Un po'. Ma non siete proprio sicuri, eh? Ma noi siamo più forti. Perché l'essere di luce potrebbe entrare dentro di voi, senza che voi ve ne accorgete. Ma noi possiamo capirlo. E poi potrebbe far fare delle cose che non sono giuste per voi. Ma noi sappiamo come funziona. E il serpente lo sa? Sì. Ma anche lui viene parassitato dall'essere di luce. Non è detto. E gli altri, i biondi a cinque dita, che fine fanno in questa storia? Sono vostri amici? Non tutti? No. E perché? Perché anche loro vogliono quello che vogliamo noi. E loro sono più forti di voi? In certe cose, sì. Qual è la loro specialità? Loro ti copiano bene. Voi sapete copiare peggio. Loro sono più bravi nella genetica, diciamocelo. Sì. E voi siete più bravi in cosa? Nello staccare e nel riattaccare i pezzi. Anche. Lì siete bravi. Anche. E poi, in che cosa siete bravi? Nel fare le cose qua giù. Nel manipolare la politica, queste cose qui. Anche. E poi cosa? Noi le controlliamo meglio. Ecco, certo. Perché il biondo a cinque dita non c'entra nel corpo degli umani. No. E quindi non può controllare bene. Ma voi le donne le avete da qualche parte? Non si vedono mai. Sì. Perché quelli a cinque dita le portano con loro. Alcune. Sì, alcune. Voi li lasciate a casa? E qua no. Qua non ce li portate? No. Come mai?
qua si lavora. Ah, e la donna sta a casa? No, ma questo è un altro lavoro. Questo è un altro lavoro? Eh sì. C'è qualcuno che non la pensa così nel vostro gruppo? Certo. Che è un po' dissidente? Certo. Che fine fa questo qualcuno? Va via. Va via, E c'è qui sulla terra? Ci passa da queste parti? Sì. E che rapporti ha con gli esseri umani? Non c'è rapporto. È amico o nemico degli esseri umani? Lui vuole essere amico. Però? Noi non vogliamo. Ah, voi non volete. No. Sono tanti o sono pochi? È un po'... troppi. Troppi, Come mai la penseranno diversamente da voi? Non lo so. Mica si può essere tutti uguali. E ora siete sulla macchina volante che portate quelli che avete preso, la vostra base. Sì. E che percorso fate? Da che parte passate? Perché mare sulla terra non si può passare da tutte le parti, poi ti vedono. In mare no. Ah, sotto il mare. Chi ti vede? Chi ti vede? Chi ti vede? Bene. E quando è che torni nel tuo contenitore? Tra un po'. Tra un po'? Sì. Il tuo contenitore l'hai lasciato a casa sua? Non ce l'hai lasciato a casa sua? L'hai portato con te? Sì. Così tornate insieme? Certo. E non lo potevi lasciare a casa sua? No. Che ti serviva portartelo dietro? Dovevamo fare delle cose. E che cosa dovevate fare? Insieme. Insieme agli altri. Insieme agli altri chi? Quelli là. Quelli che hanno preso sulle torri? Sì. E cosa dovevate fare? Ti devi spiegare delle cose? Anche. Li hai messi tutti in fila e gli avete spiegato delle cose? Più o meno. E così ti sei servito dell'aspetto esteriore del tuo contenitore? Certo. Bene. È una bella idea. Lo sa parlare bene l'inglese il tuo contenitore? Lui capisce. E cosa vi ha detto a questi poveracci che avete preso dalle torri? Abbiamo detto noi. Certo. E che cosa gli avete detto di dire? Per tenerli un po' buoni, no? Noi li abbiamo salvati. Gli avete detto questo? Bella idea. Bella idea. Così loro sono contenti. Certo. Ma qualcuno vi avrà chiesto perché a noi ci avete salvati e agli altri no. E voi cosa gli avete risposto? Non si possono salvare tutti. E non è che c'è stata una scelta, no? Così. Mi sembra una buona idea. E ci hanno creduto? Un po'. Bene. E poi cosa fate? Li congelate da qualche parte? No. Intanto devono venire con noi. Ti aiutano a fare qualcosa?
No. Loro devono fare quello che diciamo noi. Certo. E cosa devono fare? Poi devono tornare. Poi devono tornare, ma prima? Devono sapere quello che devono fare. Ah, beh, devono imparare. Certo. Ecco. E come fate a fargli imparare così, in fretta? Con la mente. Con la mente, eh? Con la mente. E da dove si fa? Dal nervo ottico? Non solo. Ah, bene. Però l'idea del nervo ottico è carina. Chi l'ha inventata di voi? No, noi non facciamo così. No? No. E come fate? Noi lo facciamo con la fronte. Ah, da testa a testa? Quasi. Quasi. Ci vuole un'apparecchiatura però per... Certo. Certo. Certo, è un travaso di informazioni. E chi è che usa i nervi? Lui. Lui chi? Il serpente. Ah, il serpente. È rimasto un po' indietro come tecnologia, il serpente. Lui fa così. E lui fa così? Bene. Bene. Molto bene. Mi sembra un'ottima idea. Quanto dura l'istruzione di questi soggetti? Dipende. Anche tanto. Anche tanto. Sì. Anche tanto tempo. Si possono riconoscere questi soggetti poi sulla Terra? Se sei bravo, sì. E che cosa ti riguarda? Gli occhi. Perché? Perché sono diversi. E che cosa c'hanno di diverso? Non vedono. Non vedono? Sì. In che senso non vedono? Come si muovono se non vedono? Vedono, ma non vedono. Cosa vuol dire vedono ma non vedono? Sono spenti. Ah, sono spenti. Senza... Ho capito, sì, sono spenti. Ho capito, sì. Bene. Ok. Bene. 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 Ora si va avanti. Tu ritorni nel tuo contenitore. Torni nel tuo contenitore e poi torni a casa. Dove sei? Stai dormendo? Adesso no. C'è qualcuno con te? No. No. E come ti senti? Stanco. Stanco, eh? Stanco. Stanco. E ti sembra di aver sognato? Non tanto. Non ti sembra di aver sognato, eh? Se era un sogno era proprio quasi uguale alla realtà. Eh sì. Bene, ora vorrei riposare. Sei stanco. Lui è stanco, io no. Lui il contenitore? Sì. Tu no? Io mai. Come mai? Non ti stanchi mai? Noi no.
Perché? Fate una bella vita. No. Ah. E allora cos'è che non vi permette di stancarvi? L'anima. Cosa vuol dire? L'anima non ce l'avete. Appunto. Ah, senza anima uno non si stanca mai? Eh sì. Ma che strano. Interessante. Sembrerebbe quasi il contrario. Bene. Bene. Lui si stanca, ma ha la forza. Se voi non avete la forza, ma non vi stancate. Non abbiamo tutta la forza. Un po'. Un po'. Ma l'anima ci puoi stancare certo se non la usi ti stanchi ma se la usi non ti stanchi no ma lui non deve usarla no perché se la usasse saprebbe che ci sono te dentro poi capisce E l'anima una volta che ha capito è la fine, ti viene fuori. Noi non possiamo più. Non potete più. No. Ecco. Ora si spegne tutto. Non si vede più niente. Ora io conterò fino a 5. E poi comparirà sullo schermo un'altra immagine. L'immagine che il tuo cervello sta cercando. L'immagine dell'ultima volta. Dell'ultima volta che quei signori sono venuti a prendere. Comparirà questa immagine. Io conterò fino a 5 e poi l'immagine sarà ferma. Tu la ricorderai. 1, 2, comparirà solamente all'ultimo momento. 3, 4, sta per comparire. 5. L'ultima volta. Cosa si vede nella cartolina? Lui. Lui chi? Qui era. Lo conosci? Sì. È sempre lui. È un tuo amico? Un po'. E cosa sta facendo nella cartolina ferma? Vuole che vada con lui. Come è fatto lui? È fatto come te? Non tanto. È un po' diverso. Sì. E cosa c'ha di diverso? È diverso un po' da te, È un po' tanto diverso. Appartiene alla tua razza? No. No. È alto o basso? Lui è alto. Come te? Più alto. Ha la coda? E lui vuole comandare su di te? Certo. Ma te non vuoi? No. No. Ora conterò fino a 3, poi lo schermo si muoverà e tu sarai bianca. 1, 2, 3. E ora che succede? Noi stiamo discutendo. E il tuo contenitore che fine ha fatto? È lì. Dorme? Certo. Bene. E che cosa ti dice lui? Che dobbiamo fare quello che vogliono loro. Tu sei d'accordo? No.
E che differenza c'è tra le cose che vuoi fare te e quelle che vogliono fare loro? Io non glielo dico. Ah, te non glielo dici? No. E lui cosa dice di fare? Cosa decide di fare? Loro usano altre persone. Oh, loro usano altre persone. Sì. Ma vorrebbero usare le stesse. Anche. Ma non si può. Non si può. O noi o loro. Perché troppa gente dentro le persone, poi non si può. Non si riesce. Non si riesce. O ci sei te, dentro il contenitore, o c'è lui. Così sì. Insieme no. Così no. L'unico che può stare con voi è l'essere di luce. Certo. E come va a finire la discussione? Che lui si arrabbia tanto. Sì, eh? Molto. Ma dove la fate questa discussione? In casa del tuo contenitore? No. Sua? No. A casa sua? No. Dai militari? Sì. Ecco. E loro come la pigliano questa diatriba? Loro non possono interferire, sono cose nostre. Loro mettono a disposizione solo la stanza delle riunioni. Loro devono solo sapere quello che decidiamo noi. Ma noi decidiamo, loro no. Loro no? No. Chi vince questa discussione? Per adesso io. Ma lui è arrabbiato. Molto arrabbiato. E qual è l'oggetto del contendere? Come dobbiamo organizzare le cose? Come dobbiamo organizzare le cose? Con le persone. Bene. Ora si spegne tutto. Anche lo stesso. Si spegne anche lo stesso. Si spegne tutto. E non si vede più niente. Tu ti rilassi. E mentre ti rilassi, io ti farò una domanda. In questo momento, in questo contenitore, cosa c'è dentro? Io. E poi? Anche te. Di chi? L'essere luminoso? Certo. Bene. Bene, questa è una garanzia. Bene. 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 E la tua anima cosa dice di tutto questo? L'anima del contenitore, intendo dire. Lei soffre. Soffre, eh? Perché non vi taccia? Perché non lo sa fare ancora. Non lo sa fare? No. Noi glielo impediamo. Gli impedite di saperlo, ma non gli impedite di farlo, quando lo fa lo fa. Certo. Bene. Più tardi è meglio è. Più tardi è meglio è. Certo. Certo. Io ora conterò fino a 4.
e mano a mano ti conterò che ti rilasserai ancora di più, come non è mai stato fatto prima. Arriverai nel momento in cui più di così non ci si può rilassare, nel punto in cui la tua anima si stacca per un attimo da te, perché è troppo rilassata per vibrare. Io conterò fino a 4 e poi questa cosa succederà. 1, 2, 3, 4. È a questo punto che io dico all'anima una cosa importante. Si può togliere l'essere luminoso, si può togliere anche l'altro essere, basta vibrare a una frequenza che tu ben sai. Puoi vibrare a quella frequenza e si possono staccare questi parassiti. Ora questa cosa tu non la farai, ma la farai quando sarai tornato a casa, sarai calmo nella tua casetta. Allora metterai in atto questa procedura. Vibrerai a quella frequenza che tu conosci e automaticamente si staccheranno i tuoi parassiti. Non ti ricorderai di questa cosa, non te ne ricorderai, ma la cosa funzionerà da sola e nessuno potrà farci niente. L'essere luminoso non ci può fare niente, neanche quell'altro ci può fare niente. Non ci si può fare niente perché tu hai deciso di farlo e io ti ho detto come farlo, quindi ora tu lo sai fare. Ora ti dimenticherai di questa cosa, che non ti ricorderai fino al momento in cui non la metterai in pratica, cioè quando sarai tornato a casa tua. Non prima, solo quando sarai calmo e tranquillo a casa tua. Solo allora l'anima comincerà a vibrare a quella frequenza. Dura poco, dura molto poco, e potrai eliminare così i due, che non potranno mai più rientrare dentro di te. Mai più, mai più. Non si può, perché tu ormai lo sai, e non si potrà che fare così. Ora dormi, perché a questo punto non ti ricorderai di questo ordine, che però entrerà in atto non appena tu sarai tornato a casa e ti sarai messo calmo e tranquillo. Ora dormi e collega la tua anima al tuo corpo e dormi. Ora conterò fino a 7 e solo dopo aver contato fino a 7 tu ti sveglierai e potrai aprire gli occhi. Solamente quando io avrò contato e detto l'ultimo numero tu potrai aprire gli occhi, e non prima, e ti sentirai calmo, tranquillo e rilassato. Calmo, tranquillo e rilassato fino a che io non avrò contato fino a 7. 1, 2, e ti potrai svegliare. 3, 4, cominci a risentire anche i rumori dell'esterno. 5, 6, stai per riaprire gli occhi, rilassato.